innovazione, passione, sostenibilità e turismo. Verona è capitale della bicicletta con Cosmo Bike Show 2016, la manifestazione di Verona Fiera è dedicata al mondo delle due ruote, che si è svolta in concomitanza con la Settimana Europea della Mobilità. I 35.000 metri quadrati di superficie, con 500 aziende espositrici e più di 40 eventi, hanno accolto un gran numero di appassionati e addetti al settore. Tocchiamo i 60.000 visitatori, ma soprattutto credo che gli espositori siano molto soddisfatti anche del blend dei visitatori, perché tanto mercato Italia, tanto mercato estero, buoni appassionati, buoni consumatori, quindi una fiera che ha fatto tanti affari e questo è quello che era l'obiettivo di Cosmo Bike quest'anno. Posso fare una confessione? Io sono appassionato di bicicletta, ieri mattina sono scappato dalla fiera, sono andato via in bicicletta in collina e devo dire che qua dentro ho visto delle cose per i quali qualche pensiero l'ho fatto e non è escluso che prima della fine c'è veramente tutto quello che un ciclista può desiderare, tanta tecnologia, tanta passione, tanta capacità anche di spiegare l'utilità delle nuove innovazioni. C'è il mondo dell'e-bike che credo sia stata un po' la scoperta per tutti in questo ultimo anno e quindi guardiamo con grande attenzione e fiducia anche al futuro di questa manifestazione. Grande anche la soddisfazione del project manager di Cosmo Bike Show, Paolo Coin. Cosmo Bike 2016 è andato in maniera importante, mi piacerebbe, e lo dico in qualche modo straordinaria, perché in un contesto anche di eventi, di appuntamenti che in qualche modo metteva in dubbio la capacità, il potenziale di un appuntamento fieristico, si è dimostrato con Cosmo Bike che la fiera è uno strumento a servizio del settore, è un momento importante per tutti coloro che sono appassionati di bici, quindi per noi Cosmo Bike 2016 è l'inizio di un percorso che siamo assolutamente convinti ci porterà molto lontano, assieme alle aziende che hanno creduto quest'anno e alle aziende che sicuramente crederanno nel progetto Cosmo Bike in futuro.